All'inizio degli anni 70 si affermarono tre registi che in seguito sarebbero diventati potenti produttori e avrebbero ridefinito il cinema hollywoodiano. Come altri esordienti di quel periodo, prima di dedicarsi alla regia si erano cimentati in ogni aspetto del processo di realizzazione di un film, dalla sceneggiatura alla post-produzione. Consideravano il film una creazione totale e cercavano di lasciare un'impronta personale in ciò che facevano. Tra di loro si conoscevano bene. Francis Ford Coppola fu produttore e mentore di George Lucas per American Graffiti. Lucas e Steven Spielberg collaborarono nell'ambito di numerosi progetti, tra cui I Predatori dell'Arca Perduta. Tuttavia, le loro strade si divisero. Con Il Padrino, Coppola dimostrò di poter produrre un capolavoro del cinema di successo, ma voleva spingersi oltre, trasformando Hollywood in una fucina di film d'arte. Anche Lucas e Spielberg volevano modernizzare il sistema, ma senza sconvolgerlo. Negli anni 70, i tre registi ottennero successi colossali, ma solo Spielberg e Lucas sarebbero rimasti sulla cresta dell'onda nel ventennio successivo. All'inizio degli anni 80, addirittura, realizzarono i sei film che batterono tutti i record di incassi del dopoguerra. Coppola aveva previsto l'avvento dell'era multimediale. Spielberg e Lucas furono ancora più lungimiranti e lasciarono la distribuzione agli studios. La Lucasfilm e la LucasArts realizzarono film destinati alla distribuzione commerciale, serie televisive, spot pubblicitari, giochi interattivi, animazioni computerizzate ed effetti speciali, oltre a nuovi sistemi sonori e nuove tecniche di montaggio. Spielberg produsse alcuni tra i film più popolari di quel periodo, Ritorno al futuro di Robert Zemeckis o Twister di Jean de Bont. In seguito, la DreamWorks SKG, fondata da Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen, iniziò a sfornare film e programmi televisivi, per la maggior parte distribuiti dalla Universal. Nel 1980, Lucas e Spielberg erano ormai diventati i registi e produttori più importanti dell'industria del cinema e lo sarebbero rimasti a lungo. Ma questa era solo un'introduzione. E adesso iniziamo veramente con il video. Facciamo un passo indietro, all'inizio degli anni 70. Alcuni registi realizzarono film personali ispirandosi al cinema d'arte europeo e molti fecero altrettanto, attingendo alla tradizione hollywoodiana. Pochi, tuttavia, furono in grado di muoversi in entrambe le direzioni. Coppola ci riuscì per breve tempo, mentre Martin Scorsese portò avanti i due approcci con maggiore costanza. Cresciuto con i film hollywoodiani, il neorealismo italiano e il programma televisivo Million Dollar Movie, Scorsese studiò cinema alla New York University e si guadagnò una reputazione nell'underground con diversi cortometraggi e due film a basso costo, prima di farsi conoscere con Mean Streets, Domenica in chiesa, Lunedì all'inferno, del 1973, Alice non abita più qui, del 1974, e Taxi Driver, qualche anno dopo, lo condussero al successo. Ma Toro Scatenato, del 1980, la biografia del campione di pugilato Jake LaMotta, fu un trionfo. I suoi film successivi, in particolare Re per una notte, L'ultima tentazione di Cristo e Quei bravi ragazzi, lo hanno trasformato nel regista della sua generazione, più acclamato dalla critica. I suoi film devono molto alla tradizione hollywoodiana. L'autore della colonna sonora di Taxi Driver è Bernard Herrmann, il compositore di Hitchcock. Mentre per prepararsi a girare New York, New York, Scorsese studiò i musical hollywoodiani degli anni 40. In seguito, con Cape Fear, Il promontorio della paura, rifece un classico del genere thriller. Fu molto influenzato anche dalla tradizione europea. Un cambio di inquadratura in Toro Scatenato può avere tratto spunto da Godard o da Il Cavaliere della Valle Solitaria. E l'esplorazione del mondo di Rupert, Il Re per una notte, crea un'ambiguità felliniana tra realtà e fantasia. Martin Scorsese, infatti, è considerato dalla critica e dai colleghi uno dei registi americani più interessanti della sua generazione. Nato nel 1942 in una famiglia di origini siciliane, Scorsese cresce tra i sobborghi del Queens e il quartiere di Little Italy a New York. Le esperienze e i limiti della legalità sono un elemento fondamentale nella sua formazione culturale e umana. Come più volte ha dichiarato il regista stesso, è proprio la passione per il cinema che lo porta ad allontanarsi da un futuro delinquenziale, fatto di gang di teppisti, e mettere da parte un'iniziale vocazione per il sacerdozio. Questi elementi autobiografici avranno comunque un ruolo centrale nel tratteggiare i personaggi ossessivamente esistenziali, disadattati e solitari che popolano i suoi film.
emblematica è la definizione che dà di sé il personaggio interpretato da Robert De Niro in Taxi Driver, l'uomo solitario di Dio. I margini della vita urbana, catturati soprattutto nei vicoli della sua città natale, diventano così il luogo ideale per raccontare una società quasi tribale, dominata dal conflitto, ma anche ricca di forti legami di amicizia, come per esempio nel caso del rapporto tra Harvey Keitel e De Niro in Mean Streets. Anche la descrizione della famiglia riveste una funzione prioritaria, nella doppia accezione di comunità basata sui legami di sangue e di clan mafioso. Domina nella sua filmografia una fascinazione per l'universo maschile, che mostra in realtà quanto sia illusoria la sua associazione con il potere. I protagonisti seguono spesso una parabola cristologica, tratto esplorato apertamente nel discusso L'ultima tentazione di Cristo del 1988, in cui l'istinto omicida e suicida sembra essere l'unico punto di arrivo possibile in una società basata sul sopruso istituzionalizzato. L'ideale americano di libertà e promozione sociale viene ribaltato in un sistema brutale, basato sulla competizione in spazi chiusi. Queste tensioni trovano uno sbocco creativo in un cinema dominato da soluzioni audiovisive sempre nuove. Risultato da un lato di una profonda consapevolezza del medium maturata tra il 1960 e il 1965 alla New York University, e dall'altro frutto di una vorace cinefilia consumata sul campo. L'orizzonte di riferimento di Scorsese è vastissimo, passando dai grandi classici ai B-movie, dai melodrammi ai gangster movie, così vicini al suo retroterra biografico. D'altronde, la sua reputazione si consolida proprio grazie alla capacità di contaminare il cinema classico di Hollywood con istanze più vicine al cinema sperimentale. Gli autori amati da Scorsese attraversano le due sponde dell'oceano, fondendo il cinema americano con quello europeo, con una predilezione particolare per gli autori del neorealismo e il cinema italiano degli anni 60, evidenziata da uno stile spesso affine all'estetica documentaristica, con personaggi mutuati dalla vita quotidiana e un uso insito della camera a mano. La maestria tecnica di Scorsese non è mai fine a se stessa, ma è il riflesso emotivo dei personaggi. Allo stesso tempo orienta le risposte dello spettatore. Abbondano quindi dissolvenze incrociate come filtri delle dilatazioni temporali, stacchi di montaggio netto, a significare lacerazioni psicologiche, fino a lunghi piani sequenza che sottolineano le anomalie dei percorsi labirintici che segnano, per esempio, i corridoi del locale Copacabana in quei bravi ragazzi, o il percorso di riscossione della tangente dell'emissario mafioso in casinò. La forza autoriale di Scorsese non passa tuttavia solo dall'occhio della macchina da presa, ma trova anche nelle scelte musicali un potente volano, che restituisce l'eterogeneità dell'America da lui catturata. Nelle colonne sonore dei suoi film, il regista mescola, infatti, elementi diversi della sua identità italo-americana. Da un lato, si riscontra un uso insito nella sua estetica della pop music, di cui è sintomatico un film documentaristico come Woodstock, del 1970, al quale Scorsese collabora curando la composizione in split screen per enfatizzare lo scambio simbiotico tra performer e pubblico. Dall'altro lato, il regista ricorre a canzoni e codici musicali tipici della comunità italiana di emigrati a cui appartiene, come è il caso del film sulla mafia, Casinò, Quei bravi ragazzi e Mean Streets. E proprio in quest'ultimo i distinti mondi musicali si scontrano, contrapponendo il paesaggio sonoro dei jukebox e delle radio dei giovani alle canzoni napoletane portatrici di un altro sistema di valori legati alla famiglia e alla tradizione. La coscienza cinematografica di Scorsese emerge anche nelle sue virtuosistiche esibizioni tecniche. Per esempio, sequenze di dialogo aggressivo progettate per mettere in luce la bravura di attori come Robert De Niro si alternano ad altre di azioni fisica, con splendidi movimenti della macchina da presa. Le sequenze d'azione sono spesso astratte e senza dialogo, costruite sulla base di immagini ipnotiche. Un taxi giallo che scivola per le strade inondate di fiume infernale, come Taxi Driver, o palle che rimbalzano su un tavolo da biliardo, come nel Colore dei soldi. Tutte le scene di combattimento di Toro Scatenato sono coreografate e riprese in maniera diversa. Mentre altri registi creano spettacolari effetti speciali di alta tecnologia, Scorsese attira lo spettatore con il suo stile dinamico ed eclettico. Come quelli di Woody Allen, anche i film di Scorsese si basano su elementi autobiografici. Mean Streets prende spunto dalla sua adolescenza italo-americana. Toro Scatenato è il risultato di anni di comportamento autodistruttivo. La conseguenza di questo suo forte coinvolgimento emotivo, forse, è che al centro delle storie ci sono sempre personaggi deviati, addirittura ossessionati, e che spesso il suo stile ci porta con sicurezza dentro la loro mente.
brevi soggettive, sguardi che guizzano, immagini al rallenti e una colonna sonora personale intensificano l'identificazione del pubblico con Jake LaMotta, con il tassista Travis Bickle e con l'aspirante comico Robert Pupkin. Scorsese ha dimostrato che un regista poteva fondere abilmente il gusto per la sperimentazione con una visione originale e l'eredità della tradizione hollywoodiana.